Sarà che sabato è prevista pioggia e che il cielo è imbronciato, ma l'antivigilia di Lucchese Gubbio nasce all'insegna di qualche problema in casa rossonera. Allenamento all'acquedotto per la truppa di Calderisi. C'è anche l'ultimo acquisto, il portiere Andrea Pazzagli, che arriva dalla Pistoiese, col Nanu che vuol capire sino in fondo, all'ultimo istante utile, chi sarà nelle condizioni di poter giocare contro la temibile compagine o Gubina. E quando si parla di condizione si intende al 100% giù di lì. Ora che si entra nella fase decisiva del campionato, nulla si può regalare agli avversari. Sì, abbiamo qualche piccolo problema. Beh, Lingazzini sicuramente non ce l'abbiamo, purtroppo abbiamo anche squalificato Calistri e sono due giocatori molto importanti per tanti motivi, ma credo che la filosofia e il lavoro fatto fino adesso non riguardava sicuramente 11 giocatori, ma 31 giocatori fino a poco tempo fa e 24-25 con l'arrivo di Pazzagli oggi. E questo secondo me è la forza di una squadra, perché credo che tutti devono lavorare nello stesso modo e tutti devono essere pronti ad andare dentro, perché con me può succedere e perché nelle esigenze bisogna essere all'altezza della situazione. Capitolo formazione: al posto di Calistri dovrebbe giocare Risaliti a far coppia inedita con Especie. I problemi maggiori riguardano il pacchetto mediano, dove Mingazzini è out, meglio non rischiare una ricaduta dalla contrattura accusata a Sant'Arcangelo, mentre Pizza è tornato in gruppo. L'ex capitano del Viareggio giostrerà al fianco di De Geri. Al centro dell'attacco stavolta potrebbe partire Rajcevic, favorito su Forte, rientrato dal raduno di due giorni con l'Under 21 di Lega Pro, dove ha giocato anche un tempo. Insomma, molti dubbi per Calderisi, che vuole allungare la striscia ad 8 partite, con una preziosa vittoria in più nel Carniere e nella lunga corsa verso la salvezza.